È meraviglioso. Voglio parlarvi di coronavirus. È meraviglioso perché invece di pensare da tempo a mettere in quarantena ed isolare, cercare di isolare per quanto possibile il virus, si sta tentando di mettere in quarantena il governo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che a questo punto di nuovo tutti insieme, tutti d'accordo, governo e opposizione, perché c'è un rischio che bisogna combattere insieme. Ma io ho forti dubbi su questa lettura dei fatti, che ci vogliono in qualche maniera imporre oggi un po' tutti i giornali, se si fa eccezione per alcuni giornalini. Che io leggo volentieri anche perché ci scrivo, tipo Libero. Non c'è stata forse una sottovalutazione di questo virus e dell'incidenza che questo virus poteva avere nel nostro paese? Questa è la domanda che bisognerebbe oggi porsi. Direi che è abbastanza difficile se pensiamo ai dati attuali della diffusione del virus nel nostro paese, direi che è abbastanza difficile negare che ci sia stata una sottovalutazione del pericolo, dei rischi connessi a questo virus. Sottovalutazione da parte del Ministro della Salute e anche del governo in quanto tale, che ha cercato in tutti i modi di banalizzare tutto sommato questo evento. Oggi le cose d'improvviso cambiano. In alcune regioni non si può giocare al pallone, in alcune regioni le università chiudono, ma allora le cose erano abbastanza gravi. Si poteva prevedere già diverse settimane fa che c'era un rischio, che quindi bisognava essere cauti, bisognava utilizzare il principio di precauzione in eventi come questi, cercando di prevenire il più possibile. Ora invece misure drastiche, ma queste misure drastiche allora confermano l'idea che ci sia stata una sottovalutazione del fenomeno. Che cosa avverrebbe nei paesi normali in questa situazione? Beh, la prima cosa, il ministro responsabile per la salute pubblica dovrebbe essere chiamato in Parlamento, essere interrogato in Parlamento di quello che sta avvenendo sulla situazione del paese e le opposizioni dovrebbero richiedere le immediate dimissioni e nel caso in cui il ministro non fosse disponibile a farlo, presentare una mozione di sfiducia. Mi sembra la cosa più normale di questo mondo, o no? Seconda riflessione che vi voglio fare. Come sappiamo, poco tempo fa, Salvini è stato mandato a processo, con voto addirittura in Parlamento, per sequestro di persona. Io, sono sempre stato contrario all'uso politico della magistratura, ma consentitemi una riflessione piuttosto banale. E se vale per Salvini, ma non dovrebbe allora valere altrettanto per il ministro Speranza? Insomma, c'è un articolo del codice penale, il 452, che mi sembra molto chiaro: delitti colposi contro la salute pubblica. Colposi, cioè certamente non è certo lui responsabile, attivo, non c'è nessun dolo, è ovvio, no? Però non c'è stata una negligenza da parte del ministro nell'affrontare questo fenomeno?
Non sono certo io a dover rispondere a questa domanda, ma mi chiedo, in un paese in cui si è mandato a processo un ministro per sequestro di persona di una nave di cui sapevano tutti dove erano questi immigrati, su questa nave, e per fortuna non è successo niente di grave a queste persone, beh, mi chiedo a maggior ragione, non sarebbe il caso di interrogarsi, quantomeno di indagare su un ministro che fino a pochi giorni fa diceva che il problema non esiste e che adesso di improvviso si rende conto della gravità del fenomeno, come del resto anche tutto il governo? Insomma, due pesi, due misure? Come mai non si può riflettere su questi aspetti che vi ho richiamato? Uno politico, la richiesta di dimissioni da parte delle opposizioni, ed eventualmente una richiesta di sfiducia, la presentazione della sfiducia nei confronti di un ministro. E secondo, come mai la magistratura non si attiva nei confronti di questo caso, dopo essersi attivata nei confronti del ministro, l'ex ministro Salvini? Con la decisione di mandare a processo Salvini si è aperto un pericoloso precedente. E non ne vogliamo parlare perché ora riguarda invece un altro ministro di un altro colore politico? Buona domenica, anche se è abbastanza.